a tutti. Allora, un nuovo video tag che si chiama Tag Libreria Stregata, dove appunto mi ha taggato Skyler. Fuori sta piovendo. Speriamo quindi che la luce continui ad esserci. Come vedete, qua c'è la luce del sole sparaflesciata. Comunque, allora, sono 10 domande appunto che riguardano la lettura, in questo particolare modo la lettura appunto più che altro prettamente pagana. Scusate per la mia aria molto signorona di classe, o faccio finta di essere una signorona di classe, ma questo video lo sto girando il giorno di martedì grasso, appunto l'ultimo di carnevale, quindi sono già truccata e addobbata per carnevale e non mi sono messa a fare questo video. Perché non si può fare un video senza telefono? Pronto? Dimmi. Questo punto credo che ci sia una maldizione su di me. Lo sto credendo sul serio, anche perché sta diventando praticamente per me impossibile fare video tra campanelli, telefoni. È stressante la mia vita perché è sempre costantemente così ogni volta che faccio qualcosa. Comunque, chiusa parentesi. Allora, la prima domanda è: che tipo di lettore sei? Allora, diciamo che io quando andavo a scuola leggevo tantissimo, leggevo una media come quasi 50 libri l'anno. Non soltanto, cioè, no, non è possibile. Avete sentito il campanello? Facciamo finta di niente. Leggevo una media appunto come 50 libri l'anno, ma adesso che non vado più a scuola, cioè, come paradosso, ho molto meno tempo libero rispetto appunto a quanto ne avevo prima, ed è per questo che leggo molti meno libri. Leggo praticamente 12 libri l'anno, uno al mese, non riesco di più, anche perché comunque alterno romanzi a libri appunto di letteratura di studio pagano. E robe così. Domanda numero 2: con quanta frequenza acquisti libri? Allora, io solitamente tendo, mentre leggo un libro, a comprarne un altro in modo che se lo finisco non mi ritrovo mai senza. 3. Primo libro pagano che hai letto e perché? Allora, se per il primo libro pagano si intende comunque un libro che come argomento tratti solo ed esclusivamente il paganesimo, è L'arte della strega. Mentre se ci si riferisce comunque a storie che hanno appunto come diciamo cosa principale, che una storia che ruota intorno al paganesimo, sono quelli di Cathy Tieran, che vi fece appunto anche il video di come mi sono avvicinata al paganesimo, che appunto li citavo, e sono questi libri qua appunto di Cathy Tieran, dove c'è la protagonista che si chiama Morgan, che appunto scopre di essere una strega e tutto quindi ruota intorno alla Wicca. La luce se ne sta andando. 4. Quanto ti piace leggere? Allora, io devo dire che mi piace leggere molto, quindi ogni volta che ho del tempo libero, e non mi fa male la testa, cosa che purtroppo non succede sempre, tendo a leggere. Adesso sto leggendo La Perla Nera di New York, un libro molto molto carino che comunque parla sempre di pseudo-sovrannaturale. Domanda numero 5. Allora, l'acquisto del secolo. Ve lo vado a prendere. L'acquisto del secolo è questo, Curarsi con le erbe, un libro che appunto parla di tutte quante le proprietà delle erbe, vari infusi, le malattie più comuni, i rimedi, il glossario dove appunto sono spiegate tutti quanti, spero riesca a metterlo a fuoco, queste che appunto sono le prime pagine. E niente, è spiegato davvero davvero bene, e questo qui l'ho comprato a un mercatino dell'usato quando ero a Rimini 3 anni fa, e lo pagai soltanto, costava, era prezzato 4 euro, ma me lo scontarono perché mi dissero che avevo un bel vestito e me lo misero a 3 euro. Domanda numero 6, consigliami un libro. Allora, io sinceramente, se dovessi consigliare un libro in ambito pagano, è L'arte della strega di Dorothy Morrison, perché continuerò a consigliarlo sempre, sempre, sempre a tutti. E invece in ambito non pagano vi consiglio. Che cacchio vi consiglio? Penso La Stella Nera di. La Stella, La Perla Nera di New York. Era la stella. No, era La Stella Nera di New York. La Perla Nera è la nave dei pirati dei Caraibi, scusate. La Stella Nera di New York. Perché è un libro comunque che incontra secondo me i gusti di tanti, perché è scritto davvero molto molto bene e raccoglie appunto i gusti secondo me di tante persone. Domanda numero 7. L'autore, che sia italiano o meno, che preferisci? Colin Gleason, credo, ma appunto non scrive libri pagani. Mentre se dovessi scegliere una
Autore di libri pagani? Non ne avrei la più pallida idea. Mi sto guardando in giro cercando un libro che dico, sì, cavolo, forse è Dorothy Morrison, perché appunto ha scritto secondo me il miglior libro che esiste in commercio riguardo al paganesimo, appunto L'arte della strega. Ribadisco, sono un po' ripetitiva io ultimamente. 8. Sconsigliami un libro. Come sconsiglio vi direi I tarocchi di Oscar Wirth, perché sono scritte in maniera troppo pallosa, troppo tecnica, troppo due. Quindi no, non mi è piaciuto assolutamente, credo, no, non l'ho nemmeno finito di leggere. E io che non finisco di leggere un libro è davvero, davvero raro. Penso che nella mia vita in tutto non ho letto tre libri, che sono Farfalle Nere, questo qui di Oscar Wilde e La Casa del Buio di Stephen King con un altro tizio. Ecco tutti i libri che non ho mai finito di leggere nella mia vita. Il libro che ti ha ispirato di più? Allora, se si tratta di libro appunto a livello di novella, che magari mi posso... di novella, di racconto, perché sono diventata blu? Sono un puffo! Dicevo, se deve essere un libro, ho capito anche perché sto diventando blu, perché c'è il sole che riflette sulla tenda che è blu, quindi fa la luce blu. Se devo appunto dire di un libro a livello di romanzo, direi... quelli appunto di Cathy Theran, perché se, sono i libri che diciamo mi hanno dato la spinta a interessarmi di più a questa religione, anche perché l'ha raccontata in maniera molto dettagliata, molto veritiera, anche se comunque c'era sempre la parte di magia super figa tipo livello di streghe, il telefilm, però mi ha ispirato davvero tanto a conoscere cosa è davvero questa religione che poi ho iniziato a studiare e a praticare. 10. Libro da letto e straletto, non so cosa voglia dire. Io tendo a non rileggere mai i libri, quindi non ho mai riletto un libro se non appunto. Ritorniamo lì! Indovinate quale? Se vi dico l'arte, che cosa mi viene in mente? L'arte della strega, perché appunto ora completamente buio. Accendiamo un po' di luce sperando che migliori, ma continuiamo ad essere nell'oscurità. E fuori c'è il sole, vorrei aggiungere. Appunto, L'arte della strega di Dorothy Morrison, i libri sui tarocchi, i libri sulle rune, perché comunque sono libri di pseudo-studio, che quindi continuerò a leggere e rileggere, ma ci possiamo mettere anche il libro di organica e di chimica generale a questo punto. Di libri di, a livello di racconto, di novella, ho riletto soltanto I ragazzi della Via Palla. Poi basta, è finita lì. Non tendo mai a rileggere libri, anche perché mi piace leggere storie nuove. Niente, questo è il tag, è finito. Il tag è finito, io adesso taggo tutti quanti voi, ovvero potete sostituire l'argomento paganesimo al vostro argomento di letteratura preferito, quindi può essere fantasy, storia, romanzi, e così potete rispondere anche voi a questo tag che appunto se non siete ovviamente pagani, potete comunque farlo rispetto alla vostra religione, per esempio se siete cattolici, il libro che vi ha fatto avvicinare ancora di più al cattolicesimo, se comunque qualsiasi religione o volete appunto non avere, magari siete atei o non volete appunto trattare un argomento così tra virgolette delicato come può essere la propria religione, potete appunto tranquillamente sostituire l'ambito religioso con lo stile di letteratura che preferite. Quindi niente, vi mando un bacione e chissà quando caricherò questo video. Ciao!